In 8 anni Berlusconi ha lasciato l'Italia così com'è, si è occupato delle sue televisioni, di se stesso, ma l'Italia è rimasta esattamente così com'era. Dopo Silvio Berlusconi è stata la volta di Walter Veltroni. Il presidente del Partito Democratico è giunto in Sardegna per sostenere la candidatura alla presidenza della regione di Renato Soru. Dopo un primo incontro con i lavoratori del petrolchimico di Porto Torres, nella sede della Polimeri Europa, grande convention al Teatro Verdi di Sassari. L'ex governatore Soru e il segretario del PD proseguiranno il loro tour nella giornata di oggi a Oristano nel Campidano. Sabato, intanto, sarà ad Alghero un altro big della politica nazionale, Antonio Di Pietro. Non torno qui per far finta che ci sia una competizione nazionale tra Berlusconi e il capo dell'opposizione. No, qui il confronto è tra Renato Soru e Cappellacci. Questo è il confronto. E i sardi devono decidere se si sentono più garantiti in termini di competenza, di capacità, di autorevolezza, di rispetto delle regole dall'uno o dall'altro.